Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi siamo qui con questo stile un po' mermaid, quindi molto sirena secondo me, perché le onde ai capelli fatte in questo modo, le fatti con le trecce, poi vedrete nel video, mi piacciono, mi ricordano veramente tanto le sirene. Niente ragazze, ho realizzato questo make-up e se vedete qualcosa di strano ve lo dico anche nel video, ho messo le lentine colorate, quelle mensili, quindi già adesso già le ho messe un po' di volte. Niente, io spero che il trucco possa piacervi. Ha questi colori che secondo me si sposano perfettamente con il colore degli occhi, vanno nel viola, nel lilla, comunque con la palpebra scaldata da un marroncino, la riga di eyeliner che comunque definisce lo sguardo senza appesantirlo perché parte da metà occhio, insomma. Un trucco che mi piace davvero tantissimo, appunto su questo stile di sirenette. Fatemi sapere come mi stanno gli occhi azzurri, come vi sembrano. A me piacciono tantissimo, ovviamente per cambiare un po' non è che voglio gli occhi azzurri così, cioè ovviamente sono abituata ai miei occhi. E questi comunque sono un blu abbastanza particolare, molto difficile da trovare proprio nella realtà perché di solito sono comunque più chiari. Io avendo una base abbastanza scura ottengo questo risultato. Ho avuto qualche consenso, molto qualche bel consenso, ma anche qualcuno che mi ha detto no, beh, sei orribile, no, veramente sarebbe stato meglio se li avessi messi rossi. Infatti sono rimasta un po' sconvolta. Comunque sia, questo è il make-up, fatemi sapere cosa ne pensate e vi lascio al tutorial. Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi nuovo makeup tutorial e abbiamo una novità, non so se già l'avete notata, ma indosso le lentine colorate che sono di un bel blu intenso. Sono quelle mensili, quindi durano appunto un mese e io le ho già provate diverse volte, le ho già indossate e per chi non le avesse mai provate comunque basta un po' di pratica, poi ci si abitua facilmente e si riescono ad indossare senza troppi problemi. Ho deciso di indossare queste lentine così proviamo a fare qualche trucco comunque con degli occhi chiari, che ogni tanto è bello vedersi comunque diverse. La prima cosa che vado a fare ovviamente è applicare il primer e uso sempre lo Shadow Insurance della Too Faced. Ne applico un po' su tutta la palpebra, come sempre sia mobile che fissa. Adesso ragazze che sono andata a rendere omogenea la palpebra, vado a prendere il primo colore, che è comunque un colore di sfumatura, un colore di transizione, e utilizzo Wild Side di Nabla, che è un bellissimo color marrone, un marrone caldo, molto molto bello e indicatissimo per fare questi trucchi comunque un po' più particolari, però sfumando bene il contorno con dei colori neutri del genere. È bello anche da solo, mi piace tantissimo perché dà un effetto proprio di profondità all'occhio, ma è veramente delicato come colore. Quindi lo vado a stendere con un pennello abbastanza ampio da sfumatura e utilizzo il 217 di MAC. Faccio una sfumatura abbastanza larga, concentrandomi in particolare nella via esterna. Per quanto riguarda invece questa seconda parte, quindi quella che va verso l'angolo interno dell'occhio, prendo un colore molto molto simile ma leggermente più chiaro. E in questo caso utilizzo sempre un ombretto di Nabla, questo è Narciso, che è un po' più, è un po' più chiaro appunto e va leggermente nel rosa, una punta di rosa. Adesso ve li faccio vedere vicini. Eccoli qui. Vedete? Questo è Narciso, l'ultimo di questa palettina, e questo qui invece è appunto Wild Side. Quindi prendo Narciso, sempre con lo stesso pennello, e invece lo porto nella piega dell'occhio verso la parte, verso l'angolo interno e sfumo bene. Adesso ragazze, dopo che ho ottenuto questo sfumato molto 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 naturale e leggero, vado a prendere invece un marrone un po' più scuro, che è Camelot, sempre un ombretto di Nabla, e questo marrone invece è più freddo e intenso. Lo utilizzo invece con un pennellino più piccolo, sempre da sfumatura però a punta, che è il pennello di Zoeva numero 231, Luxe Petite Crease, che è quello che utilizzo quasi sempre. Lo prendo e lo vado a posizionare all'apice, diciamo nella punta dell'angolo esterno dell'occhio, della via esterna. Lo posiziono e poi riprendo il pennello di prima, il 217 di MAC, e vado a sfumarlo.
ora invece vado a prendere un pennellino piatto di questo genere, da precisione, prendo sempre lo stesso colore, Camelot di Nabla, e lo vado a portare invece sotto la rima inferiore, quindi bordando la rima inferiore dell'occhio in questo modo, arrivando fino a metà occhio. Fatto questo, ragazze, prendiamo il colore principale di questo make-up, che è un colore stupendo che fino ad ora non ho mai utilizzato. È questo bellissimo viola duochrome. Questo è un viola lilla e si chiama Utopia. È veramente stupendo, ragazze, guardate. Lo prendo ovviamente con un pennello a lingua di gatto per ottenere il massimo della pigmentazione e lo vado, come sempre, a tamponare al centro della palpebra e poi a sfumarlo verso i lati. Veramente bellissimo. Sì, ha dei riflessi. Allora, il colore è viola, è un bel viola intenso, molto molto bello, e i riflessi sono lilla, sì. Allora, mi fermo, diciamo, a tre quarti dell'occhio, quindi lascio questo piccolissimo spazietto che è veramente quasi impercettibile. Lo lascio perché andrò ad applicare un altro colore, che è invece quest'altro colore di Nabla che si chiama Chattermark, che è questo colore qui, che è un bel color carta da zucchero, un grigiastro con una punta di blu, insomma veramente molto bello, anche questo molto riflessato, comunque vibrante. Lo prendo sempre con lo stesso pennellino e lo applico, come vi dicevo, nella parte proprio finale, quindi questa parte qui, questa C, questa B proprio finale, così mi dà un po' più di profondità. Ok, riprendo, quindi mi va praticamente a disegnare questo mezzo arco della parte finale dell'occhio, mi dà un effetto veramente molto bello. Vado a riprendere il 217 di MAC e sfumo le estremità. Adesso ragazzi andiamo a colorare l'angolo interno dell'occhio, che io comunque non l'ho lasciato libero, ho comunque colorato con Utopia di neve. Adesso vado però ad enfatizzare e a schiarire un po' l'angolo interno con sempre un ombretto di Nabla, che è Lilac Wonder, che è questo meraviglioso lilla, questo qui, che quindi mi riprende perfettamente i riflessi di Utopia di neve. Mi concentro proprio in questa V iniziale. Non vado oltre, quindi a colorare anche proprio l'interno e sotto, perché devo ancora mettere il correttore. Quindi faccio questa prima piccola parte, quindi proprio l'inizio della palpebra, e poi mi stoppo un attimo e vado a mettere il correttore agli angoli interni dell'occhio. Allora, come sempre, faccio sempre lo stesso procedimento dei due correttori, uno un po' più aranciato e uno un po' più color carne, e li applico sempre con il mio piccolo pennellino della Real Techniques. E quindi, ragazze, dopo aver corretto gli angoli interni, questi qui ai lati del naso, ho continuato quindi con l'applicazione dell'ombrettino, quello lì di Nabla, che è appunto Lilac Wonder. Con il pennellino piccolino sono andata anche un po' più verso l'interno e poi ho sfumato anche sotto. Allora, devo dire che la pigmentazione di Lilac Wonder non è molto alta, infatti è veramente molto molto più vibrante e intenso applicato su altri ombretti. Infatti, quando lo applichiamo da solo, mi ricordo anche quando uscì la collezione che Daniel lo diceva, che è un colore veramente stratificabile, molto molto leggero, che ci dà questo tocco di colore lilla. Invece su altri colori è veramente intenso, è veramente bello. Allora, andiamo avanti e procediamo invece con la definizione dell'occhio. Vado ad utilizzare un eyeliner e lo applicherò soltanto da metà occhio verso l'esterno. Parto con la codina, quindi seguo
questa parte esterna finale dell'occhio e mi vado un po' ad alzare. Fatto questo, ricongiungo. Vado con il mascara, utilizzo sempre il mio False Lash Architect della L'Oreal, accompagnato per, diciamo, separare al meglio le ciglia dal False Lash Wings, sempre della L'Oreal, sempre waterproof. Piego di nuovo le ciglia, perché non è mai abbastanza. Adesso cosa vado a fare? Prendo sempre il pennellino, quello piccolino da precisione che utilizzo sempre, quasi sempre nella parte inferiore dell'occhio per la rina inferiore, e vado a prendere, ma proprio ragazze, pochissimo nero. In questo caso utilizzo Neptune Nocturne di Nabla e lo applico proprio nella parte finale, nella via esterna dell'occhio, proprio per ricongiungermi con un po' di eyeliner anche nella parte inferiore. Quindi proprio in questa piccolissima parte prendo di nuovo Wild Side, questo qui di Nabla, e poi esfumo invece andando verso l'interno, quindi questa seconda metà. Infine vado a prendere Topia di Neve e lo applico invece in questa parte qui. Praticamente anche tutta la rima inferiore dell'occhio, che è una cosa che non faccio quasi mai, perché se ci fate caso io di solito coloro sempre questa seconda metà dell'occhio, vado sempre fino a quasi là al centro, poi non vado oltre, questa prima metà non la coloro quasi mai. Adesso andiamo a mettere il mascara anche per le ciglia inferiori, e per quelle inferiori utilizzo il Get Big Lashes della Essence, questo meraviglioso mascara che vi straconsiglio se non avete problemi di piega, quindi di ciglia che tornano nella stessa posizione quando usate il piegaciglia. Lo potete benissimo usare per le ciglia superiori, io non posso sempre per lo stesso problema perché ho bisogno di metterle in piega e quindi di un mascara waterproof, mentre non so se avete visto il video con la mia amica Federica, lei lo utilizza ed ha un effetto meraviglioso, quasi paragonabile al Better Than Sex della Too Faced, meraviglioso. Ora ragazze, coloro anche la rima ciliare, la rima interna dell'occhio inferiore, e utilizzo come sempre la mia Magic Pencil. Ora passiamo alle sopracciglia, che le voglio finire queste matitine perché ne ho due piccoline, così le tolgo dalla circolazione. Devo dire che comunque con questa della NARS mi sono trovata bene, perché è abbastanza dura ma non troppo, e veramente carina. Invece ne ho un'altra che comunque è un bel colore, mi sono trovata bene, però per esempio è un po' troppo morbida, d'estate si scioglie un po' e quindi scivola abbastanza. Invece questa ha una buona consistenza sia d'estate che d'inverno, perché d'estate comunque è un po' più morbida ma non eccessivamente. Adesso ragazze, non può mancare l'arcata sopraccigliare illuminata, e quindi vado a prendere un bel colore opaco. In questo caso utilizzo, visto che ce l'ho qui vicino, il colore On Matte di Mulac, della palettina di Mulac, che è questo appunto color panna opaco. Vado di correttore e utilizzo come sempre il mio Under Eye Concealer della Nabla 1.0, accompagnato da un po' di Bella Sveglia, che è questa crema fantastica che vi ho mostrato tra l'altro in un video in cui ve ne parlo, che è una crema colorata molto molto idratante, fatta apposta appunto per il contorno occhi. Lo portiamo come sempre a correggere anche la parte esterna dell'occhio. Andiamo a fare la base, ed oggi utilizzo il mio sublime fondotinta, applicato come sempre con la mia meravigliosa Beauty Blender della Real Techniques, e quindi il mio è nella colorazione 1, nella colorazione 2. Allora lo vado a mettere sulla mia mattonella e poi lo prelevo direttamente con la spugnetta e lo applico sul viso. Per renderlo meno corposo, visto che è abbastanza denso e compatto come fondotinta, ci aggiungo anche un po' di Le Fondant di Avril nella colorazione Claire.
Adesso ragazze che ho steso il fondotinta e l'ho sfumato bene con la mia beauty blender, vado invece a fare uno strato di cipria. Utilizzo questo pennellino piccolino abbastanza da precisione per la cipria e vado a portarla in particolare con questo pennellino piccolo sul contorno occhi, in questo modo. Mi fa arrivare in questi punti un po' più difficili da raggiungere con il pennellone grande. E poi erati del naso. Poi vado invece con il pennello grande, il mio solito pennellone della Real Techniques da cipria, che è il Powder Brush. Prendo un bello strato di cipria e vado in particolare al centro del viso, quindi nella zona T. Ora vado a fare un po' di contouring, utilizzo questo pennello che mi piace tantissimo, che è della Zoeva, il numero 109 Luxe Face Paint, e questo lo utilizzo con la poudre di Avril nella colorazione Doré, che è questa terra comunque abbastanza neutra, molto molto chiara e stratificabile. Vado a prendere un po' di prodotto e poi vado direttamente sotto l'osso dello zigomo, vedete già come vado a scolpirlo subito e poi sfumo verso l'alto. Ora vado a mettere un po' di blush e utilizzo oggi il blush della Neo Bio che vi ho mostrato in un altro video, che è questo blush veramente stupendo che vi ho fatto vedere con questi bellissimi riflessi che però vi ho consigliato per una pelle senza pori dilatati oppure comunque per chi anche ha una pelle con pori dilatati di metterlo dove non abbiamo pori, quindi non andare in questa zona qui. Io per esempio non ci vado con questo blush, quindi mi do un po' di luminosità diciamo all'apice dello zigomo qui su. E poi vado a prendere invece un blush opaco, un blush matte, in questo caso utilizzo il Benecos Natural Powder Blush nella colorazione Sassy Salmon, che è invece un blush opaco, e vado in questa zona qui perché comunque non voglio andare ad evidenziare i pori. Ed ora ragazze che ho sfumato il blush, concludo con l'illuminante. Allora, vediamo un po', oggi utilizzo, sì, utilizzo l'étoile di neve che non utilizzo da un po', che è il primo poi che ho provato come illuminante, che è questo meraviglioso colore qui. Quindi vado con questo pennellino e vado ad applicarlo appunto all'apice dello zigomo, ecco qua. Ora ragazze che il trucco è finito, vado a sciogliere i capelli, ho fatto queste trecce per averli ondulati. L'unica cosa di questo, l'unica pecca di questa piega dei capelli, che veramente viene fantastica, soprattutto se la tenete tutta la notte, perché altrimenti la piega non viene molto definita, è il fatto che per il mio tipo di capelli, con un po' di umidità, oppure comunque dopo un po' di tempo, va a fregarsi, cioè non ce l'ho più dopo un po'. Questa è una cosa bruttissima, ce l'ho solo gonfi e quindi è una pecca. Però la piega veramente è molto bella quando sciolgo le trecce, quindi vado a sciogliere e vi faccio vedere il risultato. Mi ricorda tipo i capelli delle sirene, mi piacciono un sacco. Comunque non ho messo il rossetto, lo vado ad applicare ora e metto il rossetto della Wet n Wild, questo è In The Flesh, che mi sembra anche questo un dupe, poi ve ne parleremo in un altro video in cui appunto vi mostriamo i dupe. Quindi lo vado ad applicare senza matita, questi rossetti si applicano veramente bene e riesco a fare bene anche il contorno e quindi vado. Ho applicato il rossetto, ragazze, che è questo rosa molto molto bello ma non eccessivo. Riprende comunque un po' il colore delle labbra, ma comunque vado a enfatizzarle. Questo, ragazze, è il make-up finito. Io spero vi sia piaciuto, possa esservi utile e possate utilizzarlo per qualche occasione. Mi piace veramente tantissimo, soprattutto con gli occhi azzurri, perché il viola secondo me si sposa veramente bene. Niente, grazie per aver guardato il video e alla prossima.